Buongiorno a tutti e benvenuti in questo webinar. Io sono Lorenzo Perego, direttore generale di Perego Carta e oggi parleremo di un prodotto estremamente particolare. Allora, Perego Carta è un'azienda che distribuisce prodotti cartari fin dal 1895. La nostra offerta va da prodotti di commodity fino a prodotti speciali per progetti molto speciali. La funzione che un'azienda come la nostra svolge nel mondo della, appunto, della carta è una funzione un po' particolare, perché oltre a svolgere una complessa funzione logistica di smistamento merci per un prodotto voluminoso e pesante come quello della carta, della commodity cartaria, il nostro compito è anche quello di dare consulenze ai nostri clienti più creativi, aiutandoli e guidandoli nella scelta del prodotto più adatto a realizzare il loro progetto. Nonostante noi in Perego Carta avessimo già un portafoglio di prodotti molto nutrito, intendo 5-6 mila codice articolo, dei quali siamo rappresentanti su base nazionale, regionale e varie. Un po' di tempo fa abbiamo deciso che questo portafoglio non era abbastanza grande per noi e quindi abbiamo intrapreso un percorso che la nostra azienda non aveva mai affrontato. Ci siamo lanciati nella realizzazione di un nuovo prodotto che fosse tutto nostro. E così è nata Macula, che è la nostra carta floccata che si ispira al mondo degli animali. Macula è un prodotto che è nato ispirandosi a questi semplici concetti. Amiamo gli animali, rispettiamo la loro naturale libertà, da sempre ne siamo attratti, non possiamo fare a meno di godere della loro bellezza. Tutte queste ragioni ci hanno portato a creare un qualche cosa che potesse comunicare l'emotività del toccare un animale, rispettandone però la libertà e anche la vita, perché ovviamente se si va a toccare gli animali per farci qualche cosa, insomma, non è mai bello per i poveri animali. Invece noi abbiamo deciso di fare qualche cosa che fosse sostenibile sia da un punto di vista appunto del pianeta, e fosse anche sostenibile da un punto di vista etico. Abbiamo intrapreso un percorso che all'inizio onestamente pensavamo fosse più semplice. Non è durato tantissimo, è stato molto divertente e sicuramente coinvolgente. Abbiamo coinvolto tantissime persone sia dentro l'azienda che fuori dalla nostra azienda, e ci siamo appunto ci siamo dovuti interrogare noi stessi su che cosa che volessimo realizzare. Dopodiché ci siamo posti il problema su chi fosse l'azienda più adatta a realizzare un'idea così, così ardita. Alle nostre domande sono venuti incontro, è venuta incontro un'azienda molto professionale, ICMA Sartorial Paper, che è un'azienda storica e prestigiosa che realizza prodotti su misura. I prodotti su misura, come li intendiamo noi consumatori, sono dei prodotti che vengono cuciti intorno a noi stessi. Immaginiamoci una camicia, vengono prese delle misure e viene realizzato un prodotto che in questo caso viene cucito. Nel caso di un prodotto su misura su scala industriale, è un pochino più complicato, come potete immaginare. E quindi quello che volevamo fare oggi con questo webinar, oltre a raccontarvi il prodotto di cui avremo varie occasioni, volevamo portarvi dentro a questo viaggio che abbiamo intrapreso noi e ICMA nella realizzazione di un prodotto su scala industriale, che sicuramente non è facile da
da capire come funzionano non vi sarà capitato. E quindi incominciamo subito con presentarvi ICMA, che è l'azienda che ha fatto questo lavoro per noi, e lascio lo spazio a un breve filmato dove Elena Maria Carla Torri, che è la CEO di ICMA, viene intervistata da Luisa Inverardi, che è invece l'ideatrice di Macula. ICMA è un'azienda specializzata nella nobilitazione e nella trasformazione delle carte, principalmente per packaging di alta gamma. Cosa significa? Il nostro core business è quello di trasformare la carta in qualcosa di unico, di magico, quindi dargli effetti diversi, particolari, metalli, pelli, tessuto o animalie. Questo è stato un progetto ben condotto ed è stato un lavoro su misura. I progetti su misura sono quelli che noi creiamo a quattro mani con i clienti, come quando abbiamo progettato insieme a voi Macula. Ci siamo trovati insieme al cliente, abbiamo cercato di capire quali erano le vostre necessità, il vostro ideale, quello che volevate trasferito su carta. Il concept della carta. Esattamente. Mm. E lì poi ci abbiamo messo la nostra competenza, abbiamo incominciato a sviluppare con le nostre le varie tecniche di lavorazione il prodotto che soddisfava i vostri desideri, e poi insieme abbiamo affinato quello che era il risultato, quindi vi abbiamo sottoposto i primi campioni. È come andare in una sartoria, si costruisce un abito sulla persona, non è un prêt-à-porter. Esattamente, si sceglie insieme quali sono i nuance di colore che piacciono di più, quali sono anche gli abbinamenti dei colori, perché insieme vediamo tante veste con abbinamenti particolari. Si scelgono le grammature, si sceglie il tipo di supporto, se si vuole una fibra vergine o riciclata, come decidiamo insieme di aggiungere all'interno della gamma di Macula. Quindi si studia insieme, da supporto al colore, al tipo di finitura, di lavorazione, di goffratura. Una carta su misura. All'epoca decidemmo di creare una carta da accarezzare, proprio come si fa con un animale che senti amico, insomma. E la carezza, questo senso della carezza, lo si dava appunto floccando la macula. Ecco, questo era un breve video introduttivo di ICMA. Quello che vorrei portare alla vostra attenzione è la caratteristica particolare di Macula, che è la sua carezzabilità. Per fare sì che un prodotto possa avere questo tipo di feedback tattile, bisogna attraversare un complicato processo di lavorazione della carta. Macula che cos'è? È un supporto base di carta che poi può essere di vari tipi, quindi abbiamo fatto alcune versioni con una carta più naturale, altre versioni con delle carte addirittura metallizzate. Comunque alla base c'è una carta con una lavorazione più o meno semplice, e sopra questa carta base viene stesa della colla, e dopodiché sopra questa colla viene fatto piovere il fiocco. Il fiocco che appunto è dà questo senso tattile come se fosse pelo, perché effettivamente sono delle fibre che vengono appunto depositate su questa colla. Detto così sembra semplice, però ci sono tantissime variabili che entrano in gioco per fare in modo che poi il risultato sia buono. Il senso di orientamento di questo fiocco nel momento in cui viene messo sulla colla, la quantità di colla, il pattern, perché poi anche andare a creare un pattern non è semplice. Ora vi prendo ad esempio, ve lo faccio vedere. Questo pattern che noi abbiamo scelto di tre animali, appunto, è particolare, e andare a ricreare questo sopra a un foglio e renderlo, diciamo, permeabile alla colla è estremamente complicato.
Del resto ICMA fa dei lavori bellissimi e complicatissimi da sempre, quindi è per questo che noi ci siamo rivolti a loro. A questo punto io vorrei presentarvi Marco Nigrelli, che è il Sales and Marketing Director in ICMA, e ve lo presenterei facendogli direttamente qualche domanda, così che lui poi possa accompagnarci in questo viaggio che abbiamo fatto noi con loro e che stiamo condividendo oggi con voi. Intanto, come prende vita un progetto TaylorMade? Nello specifico, parlando del progetto Macula, dopo che ci siamo incontrati e ti abbiamo esposto la nostra idea degli animali floccati, come si è sviluppato in ICMA questo processo e come avete fatto poi a realizzare questa nostra idea? Buongiorno a tutti. Buongiorno. Lorenzo. I progetti cosiddetti TaylorMade seguono in azienda un iter ben definito che parte dal briefing iniziale del cliente e poi viene declinato in laboratorio. Nel caso di Macula abbiamo recepito il vostro input, che è quello che hai detto, di fare una carta che richiamasse il manto degli animali della savana, dando però contestualmente sensazioni visive e tattili straordinarie. In laboratorio abbiamo scelto quindi le basi cartacee in base a colore, rilievo, finitura, la tattilità è stata molto importante, e che più si prestassero a ricevere il pattern stabilito, cioè il disegno del manto dell'animale. E poi abbiamo abbinato il fiocco. Di Macula, una cosa che mi ha colpito moltissimo è che i primi campioni che sono usciti dal laboratorio erano talmente belli, particolari, che tutti i nostri collaboratori, anche quelli che non c'entravano con lo sviluppo dei campioni, hanno voluto partecipare al processo creativo fornendo spunti e suggerimenti che abbiamo in parte anche recepito nella collezione. La prima e la seconda volta abbiamo attraversato un processo decisionale a dir poco turbolento, nel quale venivano lanciate idee sul tavolo e ognuno aveva la sua opinione. Mi ricordo di giraffe viola che potevano rappresentare squadre di calcio piuttosto che zebre bianche e nere con altrettanti riferimenti al pallone. È stato molto molto interessante e devo dire che in questa fase, ripeto, turbolenta, voi siete stati bravissimi, perché siete stati in grado comunque di rimettere su un binario, diciamo, con degli step uno successivo all'altro, un percorso che poi ha portato appunto alla realizzazione di Macula, che insomma non deve essere proprio semplice. Allora, a questo punto mandiamo un altro filmato che racconta di come si fa appunto la floccatura in laboratorio. Le fasi sono fondamentalmente tre. La prima fase è quella dove il disegno che vogliamo andare a riprodurre viene ottenuto attraverso un telaio serigrafico e con una colla idonea. Quindi prendiamo il nostro adesivo, il nostro telaio serigrafico, attraverso una racla depositiamo l'adesivo, e che è quello che ci serve per legare la fibra di fiocco alla carta. Ci spostiamo al fioccatore, dove abbiamo un dosatore dove viene inserito il fiocco, nel senso che quel dosatore ha una rete con una maglia ben definita per far scendere al meglio la fibra di fiocco. A questo punto viene data tensione, perché il processo è un processo elettrostatico, quindi viene data della tensione al dosatore. Il fiocco, cadendo dal dosatore, si carica proprio elettrostaticamente e va a cadere idealmente in una maniera perpendicolare al foglio. La fase 3 a questo punto è l'asciugamento, che noi otteniamo ad aria calda. Simuliamo l'asciugamento della macchina attraverso aria calda. Ecco, e questo gradi è il risultato finale. In questo caso appunto è una giraffa che sembra proprio fatta di pelo, quindi viene voglia di accarezzarla. Ecco, questa è la prima parte che accade in laboratorio, giusto Marco? Vieni, puoi ricollegarti. Che accade nel laboratorio. Dopodiché, invece, che cos'è che succede nel momento in cui viene dato, diciamo, l'ok a questi campioni? Beh, i nostri bei campioni di Macula vengono sottoposti al cliente, quindi alla Perego.
in quello che è in una sartoria, visto che insomma stiamo facendo il parallelo, è il momento della prova. Quindi in questo momento il cliente ha le varianti che più gli piacciono e nel caso richiede delle variazioni che in questa fase sono ancora possibili. Solo dopo la vostra approvazione si va in macchina e si entra nella vera e propria fase produttiva. Un po' di prove le abbiamo fatte. Sì, direi che probabilmente forse tranne un 2 o 3 disegni tutti gli altri sono stati fatti e disfatti almeno 2 volte. E anche qua devo dire che siete stati molto pazienti. Del resto era anche una... Ora, ormai è passato un po' di tempo, però era anche qualche cosa che... cioè, intanto è un tipo di prodotto che non esiste. Non esiste un'altra carta con un fiocco a trama animalier. Esistono, si vedono in giro tanti magari carte da parati o rivestimenti, però sono tutti stampati. Non abbiamo visto mai ad oggi, se non con Macula, una carta floccata, quindi tattile, con il pattern di un animale. Quindi all'epoca era proprio, siccome era comunque un salto nel buio, perché non esisteva, non sapevamo nemmeno bene quale potesse... L'idea di che cosa poterci fare c'era chiara. Il problema è che non esisteva questo prodotto, non sapevamo come sarebbe stato, non potevamo certamente immaginare quali sarebbero andati meglio di altri, come pattern, come animali, e quindi dovevamo, insomma, chiedere anche un po' di pareri, cosa che abbiamo fatto, e anche a seguito di un po' di pareri abbiamo rivisto alcune cose, ecco. Quindi è come fare un po' l'orlo, no? Bisogna un po' aggiustarci. Bene, perfetto. E a questo punto andrei avanti con un altro filmato che fa vedere invece la floccatura, che è quella industriale. La floccatura è un processo in cui la carta, qualsiasi supporto floccato, nel nostro caso particolare questa carta, viene, diciamo, trattata, in guanti chiaramente, attraverso l'utilizzo di determinate patine adesive, su cui viene posato attraverso l'utilizzo di campi elettrostatici e attraverso l'utilizzo di appositi dispositivi che servono a pettinare il flock, servono a fissare la parte morbida, quindi il velluto, alla carta stessa. L'effetto che si ottiene è a tutti gli effetti un qualcosa che è pressoché simile a un tessuto, anche se non lo è, proprio carta. E come avviene? Avviene per gradi. C'è una prima parte che noi chiamiamo parte umida, in cui la carta viene adesivizzata, viene spalmato questo adesivo a base d'acqua. Che è liquido, ho visto, a base d'acqua, questo è importante. Viene spalmato, viene dosato attraverso l'utilizzo di una lama d'aria, dopodiché questa carta adesivizzata entra nella parte più importante, che è il campo di floccatura, quella parte della macchina dove il flock viene dosato, viene spazzolato per appunto, e attraverso l'utilizzo di un campo elettrostatico viene orientato e fatto posare sul supporto. E questo era un pochino per darvi un breve excursus di com'è che funziona la parte della floccatura industriale. Mi viene chiesto se i tipi di peso disponibili, allora le grammature. Per questo tipo di prodotto la grammatura è data dal supporto, quindi dal foglio di carta che sta sotto alla base sulla quale poi dopo viene incollato il fiocco. Macula a seconda dell'animale, quindi giraffa piuttosto che tigre o leopardo, varia dai 110 ai 120 grammi all'incirca, quindi non si può, non è come con una carta, diciamo, naturale per la quale uno sceglie il colore e poi la grammatura, ma la grammatura è correlata al supporto che c'è sotto, quindi tra un supporto e un altro, per esempio la giraffa, la cream giraffe è 115 grammi, mentre la bronze giraffe è 105, proprio perché il supporto che sta alla base è un supporto differente. Faccio un breve inciso. Le carte macula si possono avere
nella versione floccata, quindi la carta col fiocco, e anche la base. Noi abbiamo entrambe. Perché? Perché comunque uno può avere necessità di fare un progetto per il quale gli serve sia la parte floccata, immagino una scatola, quindi l'esterno floccato, e magari l'interno base, che però richiama sempre la base della carta floccata esterna. Cazzo, ci sono un po' di domande. A questo punto richiamerei Marco, perché c'è una domanda che riguarda il taglio al laser. Sì, sul taglio laser credo che non sia indicato, più che altro perché neanche con macula, perché noi abbiamo esperienza sulle carte floccate e il laser può interferire con il fiocco. Immagino. Di conseguenza non credo sia la nobilitazione ottimale per questo tipo. Allora, invece, per quanto riguarda il taglio circat plotter domestico, io direi che si può tagliare praticamente in tutti i modi. Che dici, Marco? Tendenzialmente sì, dove non c'è una temperatura elevata non dovrebbero esserci particolari problemi nel taglio della carta. Poi la stampa, giustamente. Allora, questa carta qua l'abbiamo stampata, l'abbiamo fatta stampare praticamente in tutti i modi. Allora, il tipo di stampa che sicuramente viene recepito meglio dalla carta con il fiocco è l'hot foil, perché nel momento in cui viene fatto un hot foil, ora vediamo se, ecco, per esempio questo qua è un hot foil bianco su un fiocco nero, che nonostante ci sia un grande contrasto di colori funziona molto bene, però ovviamente potete immaginarvi un hot foil praticamente di qualunque colore, perché funziona abbastanza bene. Bisogna tarare un pochino l'hot foil, perché bisogna indovinare la temperatura giusta, perché poi la temperatura va, praticamente il fiocco si scioglie sotto all'hot foil e si appiattisce. Nel momento in cui voi giocate bene con temperatura e pressione, l'hot foil viene bellissimo, si possono ottenere dei risultati veramente belli. Si può stampare in digitale, è un pochino più complicato, perché comunque il fiocco è lì, è consistente, quindi magari forse più una laser che un inkjet. Forse l'abbiamo anche stampata in offset a un certo punto. Comunque, di base, il tipo di stampa che noi consigliamo è sicuramente l'hot foil. Poi ovviamente dipende uno che tipo di lavoro ci deve fare. Non mi immagino che nessuno voglia prendere un foglio di macula e stamparci sopra un testo, perché sarebbe un po' ardito. Però si può stampare molto bene un logo in impressione bello grande o qualunque cosa vogliate stampare. Poi c'è un'altra domanda. Il nero si taglia benissimo al laser. Hanno fatto delle prove. Benissimo, forse. Allora, probabilmente alcuni fiocchi sono più indicati di altri per il taglio laser. Sicuramente forse il pattern con un po' meno fiocco è meglio, probabilmente. Allora, a questo punto volevo lasciare un attimo forse la parola a Marco, che voleva dire qualcosa dopo il filmino della floccatura industriale. Sì, io volevo ringraziare te, Lorenzo, e tutti voi della Perego Carta, perché con macula ci avete dato la possibilità di mettere in campo la massima espressione di sartorialità. Come vi dicevo, era una cosa nuova anche per noi, ed è stato un piacere fare questo progetto con voi. È difficile trovare tutte le nostre competenze combinate in un'unica collezione, in un'unica gamma di carte. Macula ce le ha tutte, quindi dalla scelta dei supporti più idonei, alla spalmatura, la goffratura, la bicoloritura, il floccaggio, e il risultato è una collezione unica, molto sofisticata, espressione insomma della qualità del nostro Made in Italy. Comunque siete stati bravissimi, abbiamo fatto un bel lavoro, il prodotto è venuto molto, molto sofisticato, bravo, questo è un aggettivo che calza bene alla collezione. Allora, a questo punto invece volevo spendere io due parole nei confronti di ICMA, perché essendo comunque noi un'azienda di distribuzione, la scelta dei fornitori è una delle componenti chiave del nostro lavoro. Intanto perché, come vi immaginerete, un fornitore per un'azienda che in pratica fa distribuzione è la
detta il prodotto che tu vai a vendere. Dopodiché, perché comunque i fornitori giusti e capaci in un periodo di tempo sufficientemente lungo pagano sempre. E quindi io vorrei veramente vorrei congratularmi con voi, con ICMA e con Mariella Torri, per due riconoscimenti che avete ricevuto da poco tempo. La prima è la certificazione B Corp e la seconda è il Women Value Company della Fondazione Belisario. A questo punto lascio un attimo la parola a Marco, che ve li spiegherà brevemente. Cosa sono questi due riconoscimenti? Parto da lontano. Prima di lavorare in ICMA io ho fatto il consulente aziendale in tantissime aziende. Ho visto tanti diversi stili di gestione. Uno dei fattori che accomunava le imprese di maggior successo era sicuramente il rispetto. Rispetto nei confronti dei clienti, dei fornitori, dei collaboratori e in generale del contesto all'interno del quale l'impresa operava e con cui si misurava quotidianamente. Arrivare in ICMA è stato bellissimo perché ho constatato che il rispetto è una parola chiave su cui l'azienda costruisce il proprio modello di business e quindi la propria crescita. Quindi, quando abbiamo saputo del movimento delle Benefit Corporation, le abbiamo seguite fin dal principio con grande interesse e curiosità. Vi spiego in due parole che cosa sono le B Corp. Le B Corp sono aziende che si prefissano degli obiettivi di sostenibilità ambientale, sociale ed etica e li mettono al pari livello dell'obiettivo economico, cioè del profitto. Quello che inoltre ci è piaciuto di più delle B Corp e per cui quindi abbiamo deciso di intraprendere questo percorso con entusiasmo è che non è una certificazione statica per cui mi stampo la certificazione e la appendo alla parete. Ma presuppone un cammino di crescita misurabile della propria performance in fatto di sostenibilità. Riguardo a Women Value Company, ottenere un premio così prestigioso ed essere ricevuti dal Presidente della Repubblica Mattarella è stato un onore e un motivo di grande orgoglio per lei, anche per me e per la minoranza di uomini che oggi rappresento. Però mi risulta, Lorenzo, che quanto a parità di genere anche in Perego la situazione non sia molto diversa. No? Guarda, ti dirò, da quando sono entrato in azienda, ormai saranno 5 anni, pensavo di istituire le quote blu, quindi fai te. Qua siamo in minoranza. Queste donne sono troppo brave, bisogna che ci lasciate un po' di spazio, noi siamo un po' più lenti, non siamo bravi come voi, e cerchiamo di fare il nostro meglio, ma a volte un pochino arranchiamo, insomma, ecco. Beh, questo era un po' un inciso sulle certificazioni e sui riconoscimenti che una nostra azienda partner ha ricevuto e dei quali siamo estremamente contenti per loro perché sono stati bravissimi, devo dire. E io trovo che quando un'azienda lavori, come hai sollevato un ottimo punto, che è quello del rispetto, nel momento in cui un'azienda lavora e ha impostato una metodologia di lavoro che comunque porta con sé dei punti chiave che fanno in modo che il rispetto sia radicato all'interno dell'azienda, il rispetto per tutti gli stakeholders, quindi per i fornitori, per i clienti, per i propri dipendenti, deve esserci rispetto a 360 gradi in un'azienda di successo. E sicuramente i riconoscimenti che avete ottenuto dimostrano che voi avete molto rispetto e in effetti lato cliente io posso testimoniare che siete estremamente competenti, estremamente bravi. Grazie. Prego, caro. Bene, a questo punto Marco io ti ringrazio per aver partecipato a questo webinar e per averci fatto dare un'occhiata dentro a un'azienda che produce qualcosa di così particolare. Arrivederci a tutti e grazie. D'accordo? Bene, a questo punto noi andiamo avanti, anche se ancora per poco, prometto che abbiamo quasi finito di tediarvi per oggi, ma facciamo una parte divertente ora. Guardiamo come Camilla Catrambone, che è la titolare di Ovotondo, una designer ed è anche docente di Art Direction allo IED di Firenze, come lei abbia preso Macula e abbia appunto realizzato un packaging un po' fuori da ogni schema.
quando il packaging diventa talmente bello da poter essere quasi il regalo che contiene. E quindi adesso facciamo partire quest'ultimo video. Siamo qui a Firenze e sono da Camilla Ovotondo, una designer deliziosa che ha fatto delle cose meravigliose usando macula e anche alcune carte di ICMA. Le sue caratteristiche sono che ha fatto tutto a mano. Ciao a tutti, buongiorno e grazie a voi perché la possibilità di lavorare con carte così belle non capita effettivamente spesso, soprattutto così particolari. Per diciamo valorizzare le carte macula ho pensato di creare quattro borse, quattro pochette che insieme alle carte di ICMA diciamo potessero dar vita alla parte animalier senza però che questa sovrastasse l'oggetto stesso diciamo. Sono borsette, però in realtà è un packaging, questa è la cosa un po' particolare, nasce, no? Nasce l'idea, è quella proprio di creare un oggetto che possa servire appunto come idea regalo, quindi sì, sono volendo borsette indossabili per una serata, perché sono tutte fatte di carta, certo. Quindi con tutta la delicatezza del mondo, però sì, sono contenitori fondamentalmente, sono packaging che potrebbero essere utilizzati in svariate occasioni. Noi in questi 20 giorni che hanno preceduto il nostro webinar, il nostro terzo webinar, abbiamo postato su Instagram, Facebook, Twitter, i nostri canali, proprio le fotografie di queste borsette. E il diciamo lo slogan, il payoff che abbiamo utilizzato è, l'abbiamo fatto in inglese, che è one packaging becomes the gift, cioè quando il packaging addirittura è così bello che è il vero regalo, in realtà quasi si sostituisce al regalo. Diciamo che l'idea proprio alla base di tutto era quella di pensare una collaborazione anche con un'azienda che realizza effettivamente borse in pelle e quindi di andare a riproporre determinati modelli da regalare ai clienti. In questo caso le borse le ho disegnate io, quindi non mi sono ispirata a nessun marchio, però l'idea alla base poteva essere un po' quella. Effettivamente l'idea era proprio quella di regalare un oggetto che fosse, che rimanesse nel tempo e che desse un'immagine dell'azienda che lo ha regalato. In questo caso l'abbiamo fatto utilizzando appunto macula e le carte ICMA e sono contenta di delle associazioni anche cromatiche che sono venute fuori, un po' deliziose, deliziose. Allora cominciamo dalla prima, quella forse più evidente, perché quella c'è più evidente, rosso, quella più evidente, ecco. Con i medaglioni oro, con la carta zebrata perego e questa sotto maculata. Sì. E niente, anche questa è intesa ovviamente come una borsa scatolina, può contenere, abbiamo messo dentro adesso un fiore, ma c'è può esserci esatto, qualsiasi cosa. Esattamente. Molto e bello. Con sempre l'idea appunto è quella di richiamare il mondo delle pochette, quindi hanno tutte una presa. Poi c'è questa che è fatta con una macula con questo ICMA turchese. Quando vedere, sì, ecco una farfalla, sì, c'è sul davanti. C'è una farfalla sul davanti.
Per l'appunto si è staccato un pezzo. Anche questa con chiusura a calamita, sempre pensata per essere un oggetto regalo. Una pochette da sera. Esatto, esatto. Poi abbiamo quella lì che è deliziosa, questa è bellissima, dei colori. Qui abbiamo usato la giraffa, bronze giraffe. Bronze giraffe associato a questa carta floccata, sì, con un colore meraviglioso, tra, sì, l'altro, questo, sì, verde a metà. Esatto, a metà fra il pistacchio, molto molto bella. È associata sempre al bronze, che se non mi sbaglio fa sempre parte del vostro catalogo, sì, no? Certo, questo è l'abbinamento, è il combo, della, il combo della, dello, della giraffa bronze, sì, giusto? Nel nostro campionario Macula gli animali in realtà sono solamente tre, cioè la giraffa, il leopardo e la tigre. Ognuno di questi tre animali esce in tre varianti. Tu mi dovrai dire quali di questi animali preferiresti accarezzare, oh, perché Macula esce con questa prerogativa della carezza. Okay. La carezza che è data dalla floccatura, ovviamente, perché la macula è floccata. Come, certo, certo. Allora c'è la giraffa crema, la giraffa curry e la giraffa bronze. Per poi proseguire in questo bel campionario che gira su se stesso, il leopardo caramel, il leopardo stone, che è completamente riciclata tra l'altro questa carta, e il leopardo platino. E poi abbiamo la tigre, questa ebony, un po' aggressiva, che è questa della borsettina, della borsa, sì. Poi lo snow, la tigre bianca. Snow, bianca. E la tigre oro, che è un po' evidente, però insomma fa molta scena. Quali di questi animali vorresti accarezzare? Io sono molto black, non so, sì, se si vede, quindi andrei o sull'ebony tiger o sullo stone leopard. Stone leopard. Sì, direi... Vedi qual è la differenza? Questa è una carta un po' traslucida sotto, che può sembrare il pelo. Che è questa, giusto? Esattamente, esatto, quello, questo, bellissima. Sì. E sopra è stata floccata. Floccata, sì. Invece questa qua è tutto proprio un altro stile. Questa è una carta parte opaca, perché è una carta completamente riciclata, con questo pelo, che è un suo perché comunque. Tu fai tutto a mano e i tuoi attrezzi sono? Di base sono, vabbè, un cutter a mano, utilizzo questo modello che ha un grip soft, pinzette, un osso che viene utilizzato molto in sartoria per le pieghe, certo, dei vestiti, che serve sempre per o le cordonature o appunto per incollaggio. Anche per fare questi riccioli, diciamo, per fare, no, questi riccioli, si, esatto, questa, esattamente. In questo caso, per esempio, per, sì, questi riccioli è stata accoppiata la carta, certo, di dorata con una base X, e poi una volta tagliata gli viene data una forma. Che cos'è questa cosina qua? Si chiama ball, è una palla di ferro. Sono attrezzi solitamente utilizzati soprattutto per le unghie, per il nail painting. Ah. Esiste di tutte le dimensioni. Io lo utilizzo per arrotondare i bordi della carta quando viene tagliata, perché quando si taglia la carta, invece che avere il bordo netto, il bordo viene smussato, e un bordo smussato è più bello di un bordo rigido, no? Quindi si utilizza questo. Arte di mestiere, insomma, eh? Sì. Perché Camilla non è solo una designer, è una creativa, ma in realtà è un'insegnante. E ci racconti un po' cosa insegni e dove lo insegni? Allora, io insegno Art Direction allo IED di Firenze nel corso triennale di comunicazione, e ho delle basi di graphic designer. Fondamentalmente oggi cosa comunica la carta? Sicuramente positività, nel senso che la carta è sempre stata vista come un elemento povero, diciamo, e molto comune, e effettivamente lo è, nel senso che tutti quotidianamente abbiamo ancora per fortuna a che fare con la carta. Però la carta ha in sé un'energia incredibile, perché è un materiale che può essere estremamente fragile, ma in realtà è molto resistente, è molto malleabile e dà vita effettivamente a diverse forme e oggetti. Allora, l'ultima borsetta, quella forse che è più d'impatto, no? Questa, perché è la mia, queste, preferita, ecco, eh. Camilla, puoi tenere tu il, sì, microfono un, sì, attimo, che io ora apro questa borsetta packaging, che è bellissima, la apro e ci troviamo dentro una sorpresina.
E questo è per te, Camilla. Tu sei molto brava, io faccio solo cose piccole piccole con la carta, ma questa è una cosa per te. Grazie. Vediamo un po'. Ecco. E allora questi sono per te, per ringraziarti del grazie tempo che voi, ci hai dato, grazie. Per augurarti tante cose buone. Ecco, sì, infatti un piccolo pendente. grazie. Bene, con tanti auguri per tutto quanto. La prossima volta speriamo di rivederci smascherate. Eh? Va bene? Non sarebbe male. Grazie, 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 Camilla. Ecco. Quindi progetti belli con risorse bestiali, direi. A questo punto facciamo un breve intervento a Vittorio Perego, che è mio fratello e è l'IT manager dell'azienda, che vi racconterà brevemente quali sono le risorse informatiche che i creativi hanno a disposizione per poter scoprire e utilizzare al meglio Macula. Ciao a tutti, io sono Vittorio, una quota blu, come si diceva prima. Spero di arrancare meno di mio fratello, in realtà, però. Sono qua perché volevo presentarvi brevemente il sito che abbiamo dedicato per questo prodotto. Infatti vi condivido lo schermo. Eccolo qua. Il sito è maculapaper.com o .it. È stessa cosa. Questa qua è l'home page, come vedete è molto interattiva e dinamica, perché l'utente si può divertire nel vestire e svestire i vari animali di Macula, quindi la giraffa, il leopardo e la tigre. Vi faccio un esempio. Se clicco sulla giraffa, vedete compare la giraffa con la crema, e la stessa cosa se faccio sul leopardo, sulla tigre, vedete a me, personalmente la mia preferita è la Gold Tiger, eccetera. Qua quindi abbiamo tutte le possibilità di macula. Inoltre, se noi poi clicchiamo sulla singola macula, abbiamo una breve presentazione della carta e la scheda tecnica, che questa magari è la parte più importante che interessa anche agli artisti, e una visuale da più da vicino per quanto riguarda la floccatura. Un'altra sezione che per noi diciamo è molto importante è la sezione idee, che si trova all'interno di Macula, dove abbiamo raccolto soltanto alcune, perché sono davvero tante, delle idee e dei progetti realizzati con Macula. Questa sezione qua è stata fatta soprattutto per ispirare i designer e gli artisti, ma anche per far vedere cosa si può effettivamente realizzare con Macula. Infatti, cioè, ci sono addirittura dei tavoli che sono stati realizzati con Macula, una giraffa in cartone, una lampada, anche per gli stampatori ovviamente, cosa si può stampare su Macula. Vedete, insomma, qui vi potete davvero divertire. Infine, esiste anche la parte shop, che ovviamente mi rimanda direttamente al sito di peregocarta.it, dove si può acquistare direttamente presso di noi qualsiasi macula si voglia, potendo filtrare per colore, floccatura, grammatura, eccetera. Ovviamente qui non sono visibili i prezzi, perché bisogna prima registrarsi, è necessario registrarsi per poter effettuare qualsiasi tipo di ordine, ma la pagina della registrazione è veramente molto semplice, servono i dati anagrafici aziendali. Bene, questa qui è la presentazione del sito, poi ripassare la parola a mio fratello per concludere il webinar. Grazie a tutti. Bene, grazie Vittorio, una cosa blu, ben detto, almeno due le abbiamo. Allora, siamo arrivati un po' alla fine di questo webinar. Volevo fare un appunto intanto, che la sezione idee sul blog di Macula e comunque sui social è in divenire, quindi nuovi progetti, nuove realizzazioni vengono aggiunte, vengono riportate nei vari social, quindi se farete un progetto con Macula ci prenderemo l'incarico comunque di farlo sapere al mondo, perché ci piace tanto quando viene fatto un nuovo progetto con Macula. Quindi, arrivati alla fine di questo webinar, abbiamo cercato di comunicarvi sensazioni tattili come quella di accarezzare un animale, abbiamo parlato con esperti che
che non ci hanno raccontato solamente quali sono i processi industriali, ma che sono soprattutto testimoni di ottime collaborazioni e stima, soprattutto stima, stima reciproca. Abbiamo chiuso con 10 minuti di pura creatività, sperando di avervi ispirato. Queste sono tutte sensazioni e valori che in un momento storico intenso e critico come questo forse sono più che mai necessarie per cercare di stare un po' bene. Niente, speriamo di avervi regalato un bel ritaglio di tempo sereno e di grande ispirazione. Vi ringraziamo del tempo che ci avete dedicato e se desiderate ricevere un campionario di Macula potete rimanere collegati e noi vi reindirizzeremo direttamente alla pagina nella quale potete fare la vostra richiesta. E detto questo, auguro a tutti una buona giornata e un buon proseguimento. Grazie, arrivederci.